Ciao a tutti, nuovo sfondo con tutti questi bellissimi fenicotteri, facciamo molto estate adesso da tagliere. E visto che ci sono, vi mostro ancora anche altre due cosette che vi ho comprato. Allora, questa è una scatolina montabile a forma di cuore e mi piace un sacco il disegno come è fatto. Adesso non la monto però perché mi potrebbe servire in futuro, non si sa mai. Poi questo memo pad con la mamma pinguino e il figlio pinguino è troppo carino. Stava tipo in promozione a 2 euro. La tovaglietta e questo rompicapo che è assurdo. L'ho già completato, quindi sono rimasta un po' delusa, ma cioè li volevo prendere perché io sono fissata con questi, quindi detto ciò, passiamo alla parte del video in cui apro due nuove blind bags. Già, queste le ho già aperte e questa è nuova. Quindi apriremo questa, che sono i Kitty Little Friends, 10 gattini vellutati, dolcissimi e morbidi. Gioca insieme ai tuoi Kitty Little Friends. E teneri, mi sono scusata. Allora, collezionali. Dietro il prezzo è di 2,90. Non c'è nessuna immaginetta. Dove sta il pezzino per aprire? Non c'è. Allora faccio così. Non è vero, non si taglia. Ok, allora qui c'è il piccolo booklet che ci dice tutti i nomi dei kit e ovviamente la telecamera si spinge quando tu spacchetti le blind bags, giusto? Mi pare normale. Vi stavo facendo vedere e ci sono anche le immaginette. Allora c'è Pepe, Pongo, Leo, Dea, Chloe, Nana, Diva e Romeo. Che c'ha un occhio chiuso, Romeo. Ah, e Lulu. Oddio, che bella Lulu. E Sofia, che sembra uno scoiattolo. Vediamo che abbiamo trovato. Chi è? Oddio, che carino col gomitolo sotto. Dovrebbe essere quello che pensavo avesse l'occhio chiuso, Romeo. Era meglio del Colosseo. Ed è pelosino. È abbastanza grande, devo dire. Qua c'è una macchia. Cioè, è abbastanza grandino, dai. Molto carino. Certo, preferivo qualcun altro, però non mi è andata male. Sta anche sulla copertina. Vediamo. Qui è il momento della verità, perché spero di non trovare Buzz o Paperino, perché li ho già. E vorrei trovare o Maleficent, il genio, anche Alice, Paperina per fare la coppia, l'alieno, Stitch, insomma un po' tutti. Quelli che non vorrei trovare sono Sindrome, il Capitan Uncino e basta, penso. Quindi ci devo avere proprio sfortuna. Ah, sto tagliando qualcosa sotto, lo sento. Ecco il booklet, che tanto io ne tengo solo uno, questo qui. Oddio, chi è? No, non ci credo, è Maleficent. Che bella! Sì, ce l'ho fatta, ecco tutti i suoi pezzetti. Ditemi che ci sta, come si costruisce dietro. Perché, ah, eccola. Allora, prima questo su questo. Eccola qua, dopo svariati tentativi andati a non a buon fine. Eccola qua ed è magnifica, davvero, cioè. La amo, lo scettro è fatto troppo bene. Non sono sicura di averla montata correttamente, soprattutto per i mantelli. E non saprei proprio dirvi, però è bellissima già così, quindi se è montata male fatemelo sapere nei commenti. E il cappello è troppo bello, cioè è troppo realistico. E verrà aggiunta alla mia collezione dei Lego, che comunque costano tanto. 3,50 euro, anche se so che il prezzo base è di 2,90 euro. Purtroppo non si trovano da nessuna parte qui questo prezzo. Queste sono le cose che ho trovato in queste blind bags. Spero che vi siano piaciuti. Se volete altri video del genere, consigliatemi anche delle nuove blind bag da aprire. E vi saluto, scusate le interruzioni varie, al prossimo video. Ciao ciao!